Ciao a tutti e bentrovati sul canale. Eccomi tornata con un nuovo video per quella che ormai è diventata la serie dei trucchetti creativi. Per chi arriva qui per la prima volta, in breve in questa rubrica condivido con voi dei piccoli trucchetti molto semplici, delle soluzioni creative che ho sperimentato lavorando ai miei progetti di riciclo e di fai da te e di conseguenza penso che potrebbero tornare molto utili a tutti quelli tra voi che si dedicano a questi hobby. Tra l'altro sul canale c'è una playlist interamente dedicata ai progetti creativi, io ve la lascio giù in info box così se per caso vi siete persi qualche video potete andare a recuperarlo. In uno dei miei ultimi progetti vi ho mostrato come ho creato un piccolo album delle vacanze utilizzando in uno dei passaggi la rilegatrice per unire i cartoncini in un libricino. Ora, io avevo la rilegatrice a casa e quindi non avrebbe avuto senso non sfruttarla, però anche se non ce l'avete, come tra l'altro ho scritto anche in quel video, potete rilegare comunque senza problemi utilizzando un metodo alternativo ma ottenendo comunque un bellissimo risultato. Vi basta utilizzare una bucatrice come questa, io utilizzo il cuoricino ma in realtà va bene quasi ogni forma. Con la spiralina accanto al foglio che volete rilegare fate un segno a matita in corrispondenza di ognuno degli anelli in questo modo, poi con la bucatrice forate in corrispondenza dei segni che avete fatto, naturalmente facendo un po' di attenzione nel fare tutti i fori alla stessa altezza. E a questo punto il foglio è pronto per essere inserito negli anelli della spirale. Facile, no? La forma del foro è un pochino diversa, ma il funzionamento è esattamente lo stesso. Il secondo trucchetto di oggi ha a che fare con i fermacampioni. Tutti noi abbiamo imparato a conoscerli alle scuole elementari, ma capita a volte di usarne qualcuno. Per quanto utili però c'è da dire che la testa del fermacampione, quella che rimane a vista rivolta verso l'esterno, è proprio un po' bruttina, soprattutto nel caso in cui utilizziamo il fermacampione per un progetto creativo che necessita anche di una certa cura estetica. Ebbene, una soluzione molto semplice è quella di sostituire la testa del fermacampione. Basta tagliare le gambette con le forbici, piegarle creando un angolo di 90 gradi e poi incollare uno dei due lati della gambetta su un altro oggetto, come ad esempio un bottone carino, un cartoncino decorato o comunque tutto quello che si adatta al progetto specifico che state facendo. Veramente semplice, ma l'aspetto finale cambia completamente. Il terzo trucchetto arriva in risposta ad una domanda ricorrente sotto a tutti i video in cui, in un modo o nell'altro, ho riutilizzato i barattoli di latta. Non mi sono mai soffermata molto su questo trucchetto creativo perché nella mia testa l'ho sempre considerato un po' banale, sbagliando probabilmente perché poi la domanda torna sempre: come fai con i bordi taglienti del barattolo? Non è pericoloso lasciare questi bordi così a vista senza protezione? Ecco, queste domande le trovo ogni volta. Dunque, le cose che faccio sono due. Se voglio conservare il bordino, lo passo con la carta vetro, nel mio caso uso il trapanino con il rullo che faccio decisamente prima. Se invece non mi importa proprio nulla del bordino, il trucchetto è quello di rimuoverlo con un apriscatole. Lo si usa esattamente come quando vogliamo aprire una scatola di legumi e al suo passaggio rimuove completamente la parte che potrebbe tagliarci, lasciando solo la latta liscia. Semplicissimo ma risolutivo. Il quarto trucchetto è legato ad un problema più specifico relativo alle foto, ma dato che mi ha davvero salvata semplificandomi il lavoro in questi anni, voglio condividerlo con voi.
Quando 2 anni e mezzo fa abbiamo acquistato la macchina fotografica con cui filmiamo i video, ci siamo accorti che purtroppo non aveva la possibilità di impostare il formato quadrato, che è molto molto utile per tutti i contenuti da pubblicare su Instagram. Dato però che la macchina fotografica funzionava e funziona ancora molto bene, non mi andava di sostituirla per questa piccola mancanza e così ho trovato una soluzione alternativa. Il grosso problema era avere la giusta composizione delle foto, ma solamente ipotizzando dove le avremmo tagliate in editing. Quindi ho realizzato un semplice quadratino sul cartoncino nero, forato all'interno della dimensione dello schermo, da appoggiare alla macchina fotografica così da avere già l'esatta forma quadrata della foto e scattarla molto facilmente. Tra l'altro il trucco può essere utile anche per comporre foto con forme un po' particolari, ad esempio per scattare una perfetta foto a cuore senza nessun problema di composizione. Ed arriviamo all'ultimo trucchetto di oggi che mi ha suggerito una di voi sotto al mio video sul quilling che ho pubblicato alcune settimane fa. Ebbene, a quasi tutti voi la tecnica è piaciuta molto, ma giustamente mi avete anche scritto: sì, però che barba dover stare lì a tagliare tutte le strisce una per una. Ecco, a questo proposito, una di voi mi ha dato una soluzione veramente geniale. Questa supera anche le strambe trovate che mi vengono la sera prima di dormire. Se non volete perdere tempo a tagliare le strisce una per una, benissimo, prendete la macchina per la pasta e fate spaghetti e tagliatelle di carta. Passando nel rullo, il foglio di carta si taglia in un attimo e vi butta fuori tante strisce tutte della stessa identica misura. Minimo sforzo, massima resa, veramente un trucco geniale. E con quest'ultima trovata si conclude qui il video di oggi. Io spero che anche questa volta i trucchetti vi saranno utili per i vostri lavori creativi e che potranno velocizzarvi e semplificarvi un po' i compiti. Fatemi sapere che cosa ne pensate con like e commenti qui sotto. Ricordate di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e poi se vi fa piacere vi invito a venire a seguirmi anche su Instagram dove pubblico tanti altri contenuti. Ebbene, direi che io ora vi saluto, vi mando un bacio e vi aspetto presto con un nuovo video.